Bottecchia Reparto Corse. Be Powerful. A Verona, a Cosmo Bike, è stato presentato il Bottecchia Factory Team. Con il nostro speciale andremo a conoscere gli atleti ed i mezzi del team ufficiale che Bottecchia dedica al fuoristrada. È un piacere avervi qui e presentare questa nuova compagine per la stagione 2020, il nuovo rinnovato gruppo del Bottecchia Factory Team. Bottecchia è impegnata anche su strada con il team campione d'Italia Androni Giocattoli Sidermec, una squadra impegnata nelle grandi competizioni mondiali su strada, prima fra tutte il Giro d'Italia. Che tante soddisfazioni ci ha dato nella passata stagione e siamo entusiasti nel avere l'opportunità di ripeterci, speriamo, quest'anno. Abbiamo già la conferma che saremo al Giro d'Italia, per cui molto entusiasmo, molta carica e sicuramente Gianni Savio ha saputo reinterpretare la squadra inserendo nuove giovani che già nelle prime gare in Argentina, in Sud America hanno fatto molto bene, abbiamo già più di una vittoria già da questo inizio di stagione, quindi molto incoraggiante. Il nuovo prodotto, l'M4, è stato ulteriormente aggiornato e rivisto e quindi un grosso in bocca al lupo per il 2020. Organico riconfermato per il Bottecchia Factory Team, rosa vincente non si cambia, con 5 elite ed un under 23. Efrem Bonelli avrà il doppio ruolo di atleta e team manager. Alessio, che rimane comunque direttore sportivo ed era il passato team manager, mi ha dato questo passaggio di consegna, diciamo, proprio per mantenermi dentro la squadra e riuscire a trasmettere la mia passione ai giovani. Nonostante ciò, io continuerò a gareggiare e cercare di insegnare a loro tutti i trucchi, tutti i segreti che ho imparato in questi anni. Alessio Finetto, nuovo ruolo anche per te, sei il direttore sportivo del Bottecchia Factory Team. Una stagione, la scorsa, ricca di soddisfazioni, vogliamo fare un breve riassunto. La stagione quest'anno direi che è andata molto molto bene. Su un po' di numeri, su 30 gare quest'anno abbiamo portato a casa 22 posizioni nei 10, 5 vittorie assolute in altrettanto gran fondo, circa 9 podi se non ricordo male, e su 5 atleti, 3 atleti vittoriosi, quindi devo dire che la stagione posso dire che è stata la migliore di sempre degli 8 anni di team di team. Stefano Dal Grande, vicentino classe 1990, atleta nel giro della nazionale italiana, è il capitano del Bottecchia Factory Team. Onore di essere chiamato capitano di questa bellissima squadra, famiglia. E il 2019 è stato per me un anno di grande soddisfazione, 5 successi, tutte e tre le tappe del 1000 Grombe Bike Challenge, quindi ogni giorno una vittoria, anche per l'Agostino sempre podio. E è andata bene, è mancata l'unica cosa, la convocazione per i mondiali, ma ci speriamo nel 2020. A che punto sei con la preparazione? Direi sono un po' più indietro dell'anno scorso, ma comunque ho abbastanza una bella gamba per il periodo, ma aspettiamo l'estate e il caldo.
viene dalla provincia di Rovigo, ex professionista su strada da alcuni anni con i Reds. Marcello Pavarin è il classico uomo squadra. È 6 anni che sono qua con il Bottecchia Factory Team, mi trovo benissimo, quindi sono rimasto in accordo con Alessio e Efrem ancora un anno. Quest'anno farò il preparatore della squadra, quindi vedo i ragazzi cosa fanno e sono sicuro che faranno una bella stagione, perché dai primi test vanno veramente forte, quindi c'è chi partirà più forte e chi un po' meno, ma comunque sono sicuro sarà una bella stagione. Ma per me le corse vicine sono sempre un ottimo obiettivo e magari il campionato italiano è sempre una corsa che mi attira, vediamo se riesco a prepararlo al meglio. Quest'anno sarà a fine stagione, quindi avrò un po' più di tempo per essere competitivo e faccio il possibile. Al suo secondo anno con i Reds, Marco D'Agostino lo scorso anno ha dimostrato di avere la stoffa per emergere. È stato un anno fuori dalle righe, nel senso buono, e mi hanno fatto trovare benissimo, accolto come in una famiglia, e non ho nulla da ridire, non mi è fatto mancare nulla. E i risultati sono arrivati senza pressioni, direi un ottimo team. Quest'anno ho cambiato totalmente la preparazione e sto facendo molta più palestra, e quindi non so cosa aspettarmi, ma sto testando un po' tra i sentieri e non ho nulla da ridirmi, non credo di stare né troppo bene né neanche tanto male. Quest'anno è nelle gare più importanti che mi si addicono a me, togliere qualche podio che ho fatto e trasformarlo in qualche bella vittoria. Emanuele Tonoli è il più giovane del team gareggia tra gli under 23. Anche quest'anno parte il mio terzo anno in Bottecchia, una squadra stupenda, mi trovo benissimo, ci divertiamo sempre e quest'anno appunto sono al secondo anno under 23, una categoria difficile ma è la vera mountain bike, quindi atleti di alto livello e è bello scontrarsi con personaggi di questo mondo. Diciamo l'anno scorso sono riuscito a guadagnarmi qualche podio assoluto, ogni anno si alza l'asticella e sicuramente punterò a fare qualcosa di bello anche quest'anno. Oltre agli atleti del Bottecchia Factory Team, l'altra star di giornata è la Bottecchia Aquila Rossa, la mountain bike che accompagnerà gli atleti sui più spettacolari percorsi marathon e gran fondo di tutta Italia. Sostanzialmente è stata rivista nella componentistica, abbiamo inserito il XX1 Gold come gruppo. A livello forcella siamo rimasti con la Fox Kashima Factory, quindi top di gamma di Fox. Quello che riguarda la parte ruote, continuiamo con il nostro rapporto con Mike, che ci supporta anche la squadra su strada dell'Androni, con la ruota K1, che è una ruota, possiamo dire, top di gamma, con delle caratteristiche di leggerezza e di rigidità incredibili, molto robusta, già collaudata tutta la scorsa stagione con degli ottimi risultati. A livello di componentistica nuova abbiamo un reggisella telescopico voluto appositamente dai nostri ciclisti, della stessa ditta che ci fornisce i perni passanti, che sono un po' una chicca di questo prodotto, perché sono perni in titanio lavorati uno a uno a CNC e personalizzabili, diciamo, dal costruttore con il nome del ciclista. A livello telaistico rimane il nostro Aquila Rossa top di gamma, telaio leggerissimo, uno dei telai più leggeri che si può trovare in commercio attualmente. Siamo sui 930 grammi nella taglia media, un telaio che ha una costruzione molto particolare e molto costosa, perché si tratta di un stampo unico, detto appunto monolite, nel senso che dalla serie sterzo al forcellino posteriore è tutto un pezzo, non ci sono giunture tra il carro anteriore, tra il carro posteriore e il triangolo anteriore. Questo permette di avere un telaio molto leggero,
rigidissimo, reattivo quando si va sopra il pedale e si rilancia la bici. Ai nostri atleti del Factory Team, oltre alla front, verrà data in dotazione anche la Gardena, che è il biammortizzato da 100 mm. Anche in questo caso avrà la componentistica che usa l'Aquila Rossa, quindi X1 Gold, forcella Factory e ruote Miche K1, reggisella della Meti con i perni passanti in titanio. Per due dei nostri componenti la utilizzeranno praticamente quasi sempre, diciamo in maniera più assidua, perché si stanno trovando molto molto bene. Quindi nei campi da gara troveremo un po' tutte e due le tipologie. Ovviamente poi per quel che riguarda la gamma, continuiamo a avere l'Hortless, che era il nostro top di gamma front, è rimasto, verrà aggiornato solo a livello estetico, grafica e colorazione, e a livello di componentistica. Ricordiamo che comunque l'Hortless è un telaio di fascia alta con delle caratteristiche diciamo elevatissime a livello di rigidità e di torsione, quindi è molto molto professionale. Un team vincente ha bisogno di materiali e attrezzature affidabili di alto livello qualitativo. Per quanto riguarda l'abbigliamento, la divisa c'è fornita da P6, intimo e calze da Top Fit. Abbiamo gli occhiali della linea Racing by Cosmonaut, che sono degli occhiali ultra leggeri e biocompatibili. Inoltre abbiamo le scarpe Crono. Ormai è una collaborazione collaudata che ci ha fornito delle scarpe speciali che solo noi del Bottecchia Factory Team abbiamo. E infine abbiamo in dotazione i caschi Lassi. Tutto è pronto per una stagione alla grande, atleti e mezzi di altissimo livello per ben figurare nei più importanti eventi Gran Fondo e Marathon italiani. Il calendario quest'anno si dividerà prevalentemente su tre punti fermi: Trek Zero Wind in primis, gare internazionali, saremo all'Elba, saremo all'Airo, saremo alla Dolomiti Superbike e poi per concludere la stagione campionato italiano, che quest'anno non è spostato a settembre, quindi punteremo anche quest'anno a far bene, con un occhio di riguardo alla convocazione al mondiale, visto che c'è già stato un paio di anni fa sempre con Stefano. Ho saputo proprio qui in fiera una novità, che il team sarà anche al Rally di Sardegna. Sì, ci hanno invitato al Rally di Sardegna quest'anno, siamo molto, molto contenti dell'invito, l'abbiamo accettato con piacere, saremo presenti probabilmente con tutto il team per ben figurare. Non manca niente, tutto è pronto per una stagione 2020 all'insegna dell'Aquila di Bottecchia e dei Reds. Giornata di presentazione a Verona anche per l'Olympia Factory Team dell'inossidabile capitano Marzio Deò. Team rinnovato, due innesti nuovi, Roberto Baccanelli e Claudia Peretti. Roberto viene pratica la mountain bike da solo un paio d'anni nella categoria Master, nella quale ha vinto in entrambe le stagioni 2018 e 2019 il titolo italiano nel cross country. Quest'anno vuole fare il salto di qualità, passare tra gli elite e sicuramente i numeri dovrebbe averli conoscendolo, e spero che ci dia delle belle soddisfazioni. Claudia Peretti è giovanissima, 22 anni, sicuramente è il presente e il futuro della mountain bike femminile in Italia, anche lei è determinata e speriamo che cresca maggiormente anche in questa stagione e ci dia anche lei successi e importante che ecco dei buoni risultati. Nell'organico del team riconfermati il trentino Andrea Righettini ed il vittoriese Andrea Dei Tos. Ma iniziamo l'ennesima stagione innanzitutto e niente, non ho più obiettivi particolari,
mi piace correre perché la bicicletta, la mountain bike è la mia grande passione. Non inseguirò più determinati risultati, quello che viene è ben accetto, sicuramente mi impegnerò al massimo in tutte le gare e non lascerò niente di regalo agli avversari. Ovviamente con l'età è difficile competere ai massimi livelli, però cercherò di essere almeno protagonista quando partecipo. Marzio, con te vorrei parlare un po' anche del calendario, ormai ci siamo. Sì, ormai il calendario è imminente, cominceremo già nella prossima settimana con la prima gran fondo del calendario nazionale, che sarà la Francia Corta Bike, dove debutterà appunto Roberto Baccanelli e Claudio Peretti, faranno il loro debutto con i colori Olimpia, e poi dal 1 marzo comincerà la vera stagione vera e propria con la Spacca Pria, Subgarda Bike, Bardolino, la Trevalli e tutte le principali gran fondo e marathon del calendario nazionale, che dove cercheremo di essere presenti il più possibile con i nostri atleti e in alcune settimane anche con eventi separati. Marzio, tu di chilometri nelle gambe ne hai già tanti, sei di ritorno dal Messico dove hai riconquistato un record che fu tuo qualche anno fa. Sì, ci tenevano tantissimo i miei amici organizzatori in Messico, abbiamo fatto questo evento che quest'anno è stata gara e anche nei prossimi anni lo sarà con la partenza dal mare di Veracruz e l'arrivo sulla vetta più alta dell'America Centrale, il picco di Orizaba a 5.636 metri con un dislivello positivo di oltre 6.100 metri. Niente, è stata un bellissimo evento, una bellissima prestazione da parte mia. Ci tenevo ad abbassare il tempo che avevo fatto nell'ottobre 2013 quando ero andato con gli amici Johnny Cattaneo e Soren Nissen. Quest'anno invece siamo partiti, in gara eravamo in quattro protagonisti più una quindicina di amatori tra l'altro col colombiano Mario Rojas, che qualche anno fa ha corso anche in Italia. Ci siamo aiutati tantissimo e abbiamo passato questo record di quasi un'ora, che lo deteneva il più forte alpinista del Messico, Héctor Ponce de León. E niente, è stata una bella soddisfazione, una bella sfacchinata e basta, adesso per un po' chiuso con queste cose e cominciamo la stagione agonistica vera e propria con il Team Olimpia. E anche per questa settimana è tutto, un saluto da Carlo Rosa, MTB Gran Fondo torna la prossima settimana. Bottecchia Reparto Corse. Be Powerful.